Si è tenuta questa mattina 17 aprile la conferenza stampa presso la sede del Conservatorio di Musica Niccolò Piccini per la presentazione del concerto Passati Presenti che si terrà nell'ambito del Festival Exultet il prossimo 22 aprile alle 20:30 nella Cattedrale di Bari. Il concerto evento rientra nel programma che l'Arcidiocesi di Bari Bitonto ha organizzato dal 21 al 27 aprile. Proprio sugli Exultet che si è fermata la tensione e lo studio degli studenti e dei maestri del Conservatorio di Bari. Questo progetto ha avuto, come dire, una prima fase, il progetto di ispirazione delle composizioni per orchestra proprio partendo dai rotoli degli Exultet che si trovano presso il Museo Diocesano. Una prima fase di studio, dicevo, perché la notazione che in qualche maniera caratterizza questi manufatti, questi rotoli, è una notazione del 900 d.C., di cui noi non abbiamo una chiave di lettura univoca, nel senso che la notazione tecnicamente viene definita neumi a campo aperto, dove sono indicate più o meno le direzioni, ma tutto era affidato alla memoria dei cantori dell'epoca. Ora noi non abbiamo fatto altro che prendere tutte queste direzioni, questi suggerimenti e li abbiamo trasportati in un ambito musicale, diciamo, contemporaneo, per cui ci siamo in qualche maniera ispirati o alle direzioni delle note oppure ai testi, ai versetti veri e propri, alle figure retoriche che sono contenute, per esempio quelle delle api che ha informato ben due brani. Ecco, tutto questo in qualche maniera ha ridato voce a questi estratti, a questi capitoli, diciamo, di una storia che non è una storia soltanto locale, è una storia anche a carattere nazionale, forse anche internazionale, perché quel tipo di notazione, quel tipo di manufatto è unico nella storia della musica e addirittura ha dato anche vita a un font, diciamo, che viene chiamato font barese, che si ispira proprio alla tipologia di questi manufatti e quindi, diciamo, è un riferimento veramente unico e interessante. Il legame che si viene a instaurare tra il conservatorio, la città di Bari, gli studenti, e poi fondamentalmente il conservatorio sono gli studenti, e noi abbiamo questo privilegio, insomma, di frequentare le giovani generazioni, le menti fresche che si approcciano allo studio della musica in tutte le sue varie forme. Ecco, questo ci ha permesso anche di, come dire, trovare ogni volta per ogni composizione una chiave di lettura particolare. Gli Exultet, fonte di ispirazione per nuove partiture musicali da eseguire all'interno delle liturgie, ne è convinto Monsignor Antonio Parisi. Io mi auguro che un passaggio successivo potrebbe essere questo, cioè comporre delle musiche che servono un po' alla liturgia, quindi un Exultet in italiano che un domani noi potremmo anche eseguire, diciamo, in cattedrale e, diciamo, divulgare. Quindi questa ricerca anche di, io lo chiamo di un gregoriano moderno, cioè cosa significa? Un modo di essere musica di chiesa, musica liturgica adatta ai tempi moderni, sempre avendo alla base queste radici come l'Exultet di Bari. Durante l'incontro con la stampa nel foyer del conservatorio è stato anche presentato il concerto della Brass Band che si terrà il prossimo 20 aprile nell'auditorium Nino Rota. Perché questa mia idea? Perché in Italia questo tipo di compagine ensemble non c'è, o meglio, è qualche conservatorio che la sta attuando attualmente, ma che ancora non si è esposto del tutto. Allora io invece mi sono voluto esporre, con l'aiuto chiaramente del mio carissimo amico Lito Fontana, che è un trombonista di fama internazionale, dove ci incontravamo per i vari master in giro per il mondo. Gli ho esposto questa mia idea di Bari. Lui l'ha sposata subito, ha detto: Martino, bellissima questa idea.
ok, fai questa brass band. Io ho fatto la brass band, ne ho parlato chiaramente col conservatore che mi ha supportato e sopportato in questo, perché hanno dovuto comprare gli strumenti musicali, che non è da poco. Perché dico strumenti musicali? Perché nella brass band non si usa la tromba tradizionale, non si usa il corno francese, ma bensì la cornetta e il flicorno contralto, che sarebbe il nostro genesis della banda, magari per i più colti in questo senso. Quindi hanno fatto questa grande spesa e abbiamo fatto il primo master, proprio ho invitato ovviamente Rito Fontana, ed è partita la brass band nel 2019. Nel 2020 ho voluto avere il grande direttore d'orchestra di fiati che insegna a Torino, che si chiama Della Fonte, molto molto bravo, e così il progetto è andato avanti. Poi siamo stati fermi per 2 anni. Arriviamo ai giorni nostri. Sono stato invitato a tenere in commissione da EBA, che è un ente Bass Band International Competition, e ho detto: posso girare il mio invito al mio conservatorio, vengo con i ragazzi, partecipiamo invece di essere in commissione. Lo hanno sposato subito, mi hanno detto di sì, e portiamo Bari, conservatorio di Bari, a Palanga, Lituania, a competere con le altre brass band europee, e sarà l'unico conservatorio europeo a partecipare a questa competizione.